Un saluto a tutti i follower di Teconair.it. Oggi vi proponiamo la recensione di Motorola Moto G 2015. Versione 2015 del Moto G praticamente uguale nell'estetica, ma cambia il cuore. Infatti abbiamo un hardware più potente, una fotocamera che gira video in 1080p, insomma un Moto G potenziato rispetto ai predecessori che sicuramente potrà piacere a tutti gli amanti della serie. Se vi interessa questo terminale, seguitemi nella recensione. E quindi eccoci, follower di Teconair.it con Motorola Moto G. Prima di iniziare andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola. La scatola è sempre molto risicata per quanto riguarda Motorola. Infatti abbiamo dentro semplicemente il manuale di istruzioni e il cavetto USB, micro USB per ricaricare lo schermo del computer. Non c'è dentro l'alimentatore da viaggio da parete, ma questo ormai per quanto riguarda Motorola è una consuetudine, quindi veramente scatola ridotta veramente all'osso. Dentro il Moto G intanto si è acceso il Moto Display, poi ve ne parlerò per quanto riguarda il software. Rapida panoramica del device, abbiamo qui la capsula auricolare. Devo dire che l'audio in chiamata è veramente molto molto buono, chiaramente qualità Motorola, quindi nessun tipo di problema per quanto riguarda la qualità, appunto, dicevo, delle chiamate. Capsula fotocamera anteriore con sensore di prossimità e luminosità, fotocamera anteriore da 5 megapixel. Qui sotto abbiamo lo speaker di sistema, lato destro accensione e spegnimento blocco sblocco, il bilanciere del volume, sopra ingresso a 3,5 per le cuffie e il microfono per la riduzione dei rumori, sotto ingresso USB micro USB per la ricarica lo schermo dati con il computer. Parte posteriore abbiamo fotocamera da 13 megapixel che gira video a 1080p con il doppio flash LED. Andiamo a togliere la back cover, infatti la back cover è rimovibile, andiamo a toglierla. Infatti vedete come praticamente abbiamo questa texture zirinata che va ad aumentare tantissimo grip, veramente molto molto bene. Batteria integrata, non è possibile rimuoverla da 2470 mAh, buona autonomia, si arriva tranquillamente a sera senza nessun tipo di problema. Ingresso per la micro SIM e l'espansione di memoria micro SD che vanno appunto ad espandere gli 8 GB di memoria interna. Questa è la versione da 8 GB di memoria interna. Una volta richiusa la scocca posteriore abbiamo un Moto G molto molto solido, come è in tradizione Motorola. Qual è il cuore? Cosa muove questo Motorola Moto G 2015? Un processore 4 core Snapdragon 410 da 1.4 GHz, GPU Adreno 306, 1 GB di memoria RAM e, come vi ho detto, 8 GB di memoria interna espandibili con micro SD. Andiamo ad accendere il telefono. Per quanto riguarda il software, niente da segnalare, abbiamo infatti praticamente Android stock, nessun tipo di personalizzazione software, se no, come vi dicevo, il Moto Display. Infatti andiamo nelle impostazioni, andiamo su schermo e vedete qui notifiche a schermo. Praticamente andando a selezionare il Moto Display, praticamente a display spento, quando ci verranno delle notifiche praticamente ci compariranno, ecco, vedete, io adesso ho toccato il display, ho mosso il dispositivo, praticamente ci segnala che in questo momento non ho notifiche, però se ci dovessero essere praticamente le avremmo qui a schermo, quindi praticamente a schermo nero, quindi con un consumo praticamente nullo per quanto riguarda la batteria. Quindi andiamo a sbloccare il dispositivo, dicevamo una personalizzazione software praticamente nulla perché abbiamo la versione di Android stock. Andiamo a vedere appunto quale versione di Android monta questo telefono. Abbiamo la versione 5.1.1. Display, vi parlo del display, abbiamo un'unità IPS LCD da 5 pollici, HD 1080x720 pixel, 293 sono i PPI. Ma andiamo a vederlo più nello specifico con il nostro display tester. Teniamo il caricamento dell'applicazione, non voglio valutarla adesso. Ok, ecco qui i nostri soliti colori di test, vedete come vengono riprodotti molto bene anche il nero, vedete anche come c'è pochissimo stacco tra lo schermo e la cornice, molto bene, perfetto. Possiamo tornare indietro, andiamo a vedere gli angoli di visione che sono molto molto buoni, niente da segnalare, quindi sono sicuramente una buona unità. Andiamo a vedere alcune foto di test
appunto, vedete qui come abbiamo praticamente delle buone foto anche su questo, comunque su questo display riusciamo a riprodurre molto bene le foto. Ok, passiamo a parlare della parte multimediale. Dicevamo, fotocamera potenziata, come ho detto nell'introduzione, che gira video a 1080p, quindi vi lascio momentaneamente al video girato con questo Motorola Moto G 2015 e ci rivediamo tra qualche secondo. Ecco il video in 1080p girato con Motorola Moto G 2015. Iniziamo il test, pan veloce, facciamo un controluce, illuminazione normale, messa a fuoco rapida che non c'è, è assente anche lo zoom, quindi questo è il video in 1080p con la fotocamera di Motorola Moto G 2015. Ed eccoci, vediamo qui col Motorola Moto G 2015. Avete visto come comunque i video vengono abbastanza bene, ci sono delle mancanze per quanto riguarda la messa a fuoco veloce, non abbiamo lo zoom, però insomma devo dire che i video tutto sommato non vengono male. Andiamo ad aprire la fotocamera, andiamo a prendere un soggetto veloce, non è possibile andare a cambiare la qualità della fotocamera, quindi andiamo subito a fare uno scatto veloce, devo dire che lo scatto molto molto veloce. Andiamo a vedere la qualità degli scatti, dove me li ha messi, ah sì, perché quelli li ho spostati sull'SD, ok, perfetto. Ecco qua, qui vedete la qualità, comunque con in condizioni di luce non sono affatto male. Questa invece è la questo invece è il video che abbiamo appena visto. Andiamo invece a vedere le foto con scarsa luminosità, eccole qui, vedete come comunque il flash LED riesce a fare delle buone foto anche in condizioni di scarsa luminosità. Poi chiaramente se magari andiamo a vedere sul computer abbiamo comunque del rumore video si vede, però come vedete anche le macro non sono affatto male. Perfetto, torniamo indietro. Sempre parte multimediale, andiamo a vedere qualche video, test video, ok, andiamo a vedere il video in 4K, facciamo un bel riesegui, vedete come c'è un volume, ecco, vedete come fa molta fatica a riprodurre il video in 4K, infatti va molto molto lento. Invece nessun tipo di problema per quanto riguarda il video in 1080p. Andiamolo avanti, niente problema con il video in 1080p e chiaramente 720p anch'esso senza problemi. Ok, possiamo tornare indietro, andiamo ad ascoltare un po' di musica, andiamo a vedere come si sente il nostro comparto audio. Ok, scusate. Perfetto. L'audio non è male, avete sentito comunque qualità sufficiente, niente di che, comunque l'audio è abbastanza buono, anche alto, diciamo che in macchina in condizioni diciamo non di molto rumore di fondo si può usare tranquillamente come viva voce. Ultima parte per quanto riguarda la parte multimediale, andiamo a vedere come girano i giochi, quindi facciamo partire il nostro gioco demo Epic Citadel. Attendiamo il caricamento. Chiedo scusa, ma questa tosse non mi passerà mai. Ok. Ok. Vediamo velocemente, vedete come
comunque si riesce a giocare abbastanza bene. I dettagli non sono, non sono al massimo, però devo dire che questo MotoG 2015 si sta comportando abbastanza bene, diciamo, con un hardware, diciamo, sufficiente. Lo ricordo, 1 GB di RAM quad core Snapdragon da 1.4 GHz e una GPU Adreno da della GPU Adreno 306. Rapidamente andiamo nella zona, scusate, di maggior dettaglio grafico. Ecco qui dove sto andando. Ecco qua. Ecco qui, vedete come comunque questa zona molto molto dettagliata venga riprodotta molto molto bene. Quindi insomma direi che tutto sommato non abbiamo grossi problemi anche con giochi magari particolarmente pesanti. Usciamo brutalmente da Epic Citadel e andiamo a vedere come si comporta invece con il browser web. Andiamo a caricare il sito di Repubblica. Gli chiediamo chiaramente, vediamo se riusciamo a farlo da qui, di cookie, ormai queste sono ovunque, vediamo se riusciamo a caricare il sito da qua. No, dobbiamo andare in fondo, home classica, attendiamo home classica, attendiamo il caricamento della pagina. Chrome chiaramente come, ovviamente come browser integrato, caricamento un po' lento, vuol dire che si è comportato leggermente meglio negli altri giorni, ma molto spesso, come dico sempre, tanto qui abbiamo pubblicità a manetta, ok? Vedete come sta facendo fatica a renderizzare tutta la pagina. Insomma, devo dire che probabilmente Video Repubblica, perché mi ha dato Video Repubblica, forse ho schiacciato io qualcosa per sbaglio. Vedete comunque come fa veramente fatica in questo momento a caricare la pagina di Repubblica. Come dico sempre, durante le recensioni i telefoni vengono messi molto molto sotto stress. Vedete qui in questo caso il solo gigabyte di RAM sta andando un po' in difficoltà, quindi vedete come sta facendo veramente molto molta fatica a caricare la pagina. Vediamo se riusciamo a fare un pinch out, pinch in bene, bene insomma. Devo dire che il browser in questo momento Chrome viene, non è promosso, perché comunque vedete fa veramente molto, ma non è, penso, ma non penso sia un problema, scusate, di Chrome, ma bensì dell'hardware, che avete visto si è comportato molto bene per quanto riguarda il gaming, ma in questo caso veramente fa veramente molta fatica a renderizzare la pagina, quindi si vede che è troppo troppo sotto stress. Quindi assolutamente non promosso per quanto riguarda la navigazione internet in questo caso. Conclusioni, dicevamo, come ho detto nell'introduzione, un Motorola Moto G migliorato rispetto alle altre versioni. Fotocamera sì, che gira video 1080p, ma con delle mancanze software. Non abbiamo la messa a fuoco rapida, non abbiamo lo zoom. Insomma, sicuramente per il prezzo a cui viene proposto abbiamo una buona qualità Motorola, però a un prezzo diciamo simile possiamo trovare altri tipi di prodotti che offrono, a mio adesso parere, una qualità superiore. Il mio voto finale per questo Motorola Moto G 2015 è comunque un 7. Abbiamo la qualità Motorola per quanto riguarda la qualità dell'audio delle chiamate, solidità del telefono, comunque un telefono solido, tenerlo in mano comunque dà appunto la sensazione di essere un telefono, diciamo, che anche se vi dovesse cadere non andrebbe in mille pezzi, o comunque non ci sarebbero comunque dei grossi problemi eventualmente appunto per una caduta. Però per tutto il resto diciamo siamo nella media, se non avete visto leggermente sotto per quanto riguarda la fotocamera, appunto non abbiamo la messa a fuoco rapida e la avete visto adesso nella prova del browser. Dopo aver provato il telefono, dopo aver lanciato alcune applicazioni un po' pesanti, il telefono ha avuto un po' di problemi a realizzare la pagina Repubblica, che è una pagina molto molto pesante. Ribadisco, voto finale 7. Quindi per questa recensione è tutto, un saluto da Shido per Teconair.it.